L'uscita infelice del presidente della regione Vincenzo De Luca, che ha dato della chiattona alla consigliera del Movimento 5 Stelle Valeria Ciarambino, è stato uno degli argomenti al centro del confronto organizzato dal PD al Teatro San Nazaro. Di sicuro gli esponenti del Partito Democratico ne avrebbero fatto a meno, ma non si sono potuti sottrarre. Per tutti è intervenuta una donna, la presidente del Consiglio regionale Rosa D'Amelio. Un consiglio regionale molto invocato, perché quando si ragiona di DEF è sempre così, ma anche perché c'era stato un episodio iniziale che a me non era piaciuto, quando non si voleva far parlare il consigliere Graziano che veniva fuori da un'assoluzione e quindi dopo un periodo di sofferenza. Detto questo, l'ho preso stamattina dalla stampa perché mi sono ritirata e ho mandato un messaggio alla consigliera Ciarambino, un messaggio di solidarietà come donna prima di tutto, ma anche come presidente del Consiglio. Ho letto dalla stampa sempre che il presidente De Luca in serata si è scusato, ha detto che mandava i fiori e le scuse, spero che lo abbia fatto e che bisogna stare attenti. Si può colpire anche duramente sul terreno politico, bisogna avere un'attenzione, una saggezza, una ponderatezza, anche in momenti di grande nervosismo, quando poi si colpisce sul terreno personale. Il ruolo del PD, ma soprattutto l'importanza di recuperare credibilità e fiducia nei cittadini, le questioni più scottanti sul tavolo, anche alla luce delle azioni della magistratura in città. È la questione del rilancio del Sud attraverso il contributo dei finanziamenti europei, come ha spiegato il ministro per il Mezzogiorno Claudio De Vincenti. Sia fondamentale partire proprio dai sindaci, dai comuni, dai rappresentanti delle comunità locali, perché la riscossa del Mezzogiorno parte dai cittadini del Mezzogiorno, parte da qui. E quindi il segnale che il Partito Democratico sta dando e che io condivido molto è proprio che la riscossa del Mezzogiorno è nelle mani dei cittadini meridionali.